Buonasera dal gruppo di artisti irpini, ci troviamo qui alla Casina del Principe di Avellino con Bianca Pacilio, autore, attrice del libro BDB. Il primo libro o no? È il primo libro scritto e disegnato, poi per il resto faccio le illustrazioni, quindi non è proprio il primo libro. Ricordiamo che della casa editrice è il Papavero di Donatella Di Bartolomeis. E vogliamo un po' entrare nel profondo, anche se vogliamo lasciare un po' di curiosità a chi lo leggerà. Certo. È un libro nato per far avvicinare all'arte i bambini. E semplicemente è più disegnato che scritto, perché mi piace, io sono illustratrice, quindi preferisco usare i disegni alle parole. E non è nozionistico, è un libro per incuriosire, per cercare di far incuriosire i bambini. Proprio su questo argomento, sulla storia dell'arte. È una bambina che in questo suo viaggio entra nei quadri più famosi. E ripeto, non do delle nozioni di storia dell'arte, né di arte, ma delle piccole indicazioni per capire il quadro. Non è escluso che questo progetto possa essere ripetuto, certo, in futuro? Certo, perché il viaggio continua e può entrare in ogni città dove c'è un museo, dove c'è semplicemente un'opera d'arte, e il personaggio può spiegarla ai bambini con il linguaggio più adatto per i bambini. Quindi soprattutto una forma educativa, no? Sì, per sì, loro? Sì, per... sì, sempre col gioco, sempre con il disegno, sempre con i colori. In maniera molto semplice. Infatti è un libro con 24 tavole colorate, quindi... diciamo che nettamente il disegno supera la parte scritta. Non ci si annoia, anche soprattutto vedendo le opere dietro, no, di Bianca Pacilio, quindi il che è tutto a dire, infatti. E allora ringraziamo Bianca Pacilio, ricordiamo ancora di nuovo il titolo. BDP. E la casa editrice. Il Papavero. Di Donatella Di Bartolomeis, che salutiamo. Buonasera dal gruppo di artisti.